Cari amici di Fede Cultura, trovati qui in nost questo nostro nuovo video per leggere e provare a fare qualche commento insieme sulle pagine di Vangelo che la Chiesa proclama in occasione della liturgia domenicale e domani inizia il periodo di avvento, periodo forte del calendario liturgico e il brano uh, del Vangelo è, è tratto uh, tradizionalmente dal Vangelo secondo Luca. Siamo al capitolo 21, versetti da 25 a 33. In quel tempo, scrive l'Evangelista Luca, Gesù disse ai Suoi discepoli: Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e nella terra, pressioni di genti, sbigottite dal rimbombo delle onde e dall'agitazione del mare, mentre gli uomini tramortiranno dalla paura e dell'attesa di quello che starà per accadere alla terra perché anche le potenze dei cieli saranno sconvolte allora si vedrà il figlio dell'uomo venire sulle nubi in gran potenza e maestà quando ciò incomincerà ad accadere alzate il capo sorgete perché si avvicina la vostra redenzione e disse loro una similitudine osservate il fico e tutti gli alberi quando germogliano sapete che l'estate è vicina. Così, quando vedrete accadere tali cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto ciò sia avvenuto. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Allora, la liturgia della prima domenica di avvento ci propone questo brano di Luca, questo testo che ci introduce con immagini apocalittiche alla riflessione, alla meditazione sulla venuta del Signore. L'avvento non è soltanto un tempo di preparazione al Natale, è anche l'occasione per meditare su un mistero della fede, della nostra fede molto importante che ha a che fare con le tre venute di Cristo. Sì, avete capito bene, tre venute di Cristo. Ci sono tre avventi su cui meditare. L'avvento di Cristo nella storia, nella storia universale, l'avvento di Cristo nella storia particolare di ciascuno di noi, nell'intimità di ogni anima e infine l'avvento di Cristo nella gloria, alla fine dei tempi. Questo triplice avvento è, se vogliamo, al cuore di questo brano evangelico, invitandoci così a vigilare e soprattutto a sperare, a coltivare questa virtù teologale importantissima che è appunto la speranza, la fiducia in Dio. L'avvento che celebriamo eh, liturgicamente si riferisce anzitutto a alla venuta di Cristo nella carne, evidentemente al mistero dell'incarnazione del figlio di Dio. Con la sua nascita il Verbo ha preso su di sé la condizione umana, condizione anche di peccatore, anche se Cristo non ha conosciuto personalmente il peccato, come sappiamo, né originale né attuale, però ha preso su di sé tutte, tutta la colpa, no? in questo senso la condizione umana di peccatore. Per redimere questa condizione, per redimere la natura dell'uomo, per restituire alla natura dell'uomo e all'uomo stesso la possibilità di partecipare alla vita divina. L'umanità ferita dal peccato di Adamo ed Eva ha trovato in Cristo il nuovo inizio. Allora capite che c'è una palingenesi, un, un rinnovamento del cosmo. Questo rinnovamento è ben espresso nel linguaggio simbolico del Vangelo di oggi. Il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo. Non si tratta di un disastro hollywoodiano, come vogliono i tanti esegeti del web, ma del capovolgimento radicale della condizione umana operato da Cristo. Il Sole, la Luna, le stelle rappresentano anche, non solo, le potenze terrene che senza Cristo non possono dare luce né guida. Quindi la croce del Signore ha mutato la sorte di Adamo ed Eva. Il peccato è stato vinto da Dio e um, il nuovo Sole è Lui. È Lui il nuovo Sole che illumina il cammino dell'uomo. È la Chiesa. La nuova luna e Maria, la nuova luna. I santi sono le vere stelle. Il secondo avvento è quello che riguarda ciascuno di noi personalmente, cioè la venuta di Cristo al momento della nostra morte e del nostro giudizio particolare. Quello è il secondo avvento di Cristo sul su quale dobbiamo meditare. San Paolo, nella lettera ai Romani: capitolo 13 ci ricorda che è ormai tempo di svegliarci dal torpore, dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. Questo è chiaramente un invito a vivere ogni giorno nell'attesa del Signore, con la consapevolezza viva anche della brevità della nostra vita terrena, quindi con questo uh, sano realismo cristiano. La vigilanza che il Signore ci chiede è un atteggiamento del cuore, cioè di una volontà ferma e ben formata, un vivere con la mente e con l'anima rivolte verso Dio. Non sappiamo chiaramente nel giorno, nell'ora del nostro incontro definitivo con Lui, ma siamo chiamati a essere pronti rivestendoci del Signore Gesù Cristo e rinunciando alle opere delle tenebre. Il terzo avvento è quello che avverrà alla fine dei tempi, quando Cristo tornerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il Vangelo ci parla del figlio dell'uomo, cioè di Gesù, che verrà su una nube, che è immagine dello Spirito Santo, con potenza e gloria grande. Questo è il compimento della storia, quando tutto sarà sottomesso al Signore. E il regno di Dio si manifesterà nella sua pienezza. Le parole di Gesù, alla fine di questo brano, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, ci rassicurano proprio questo, cioè che anche nel mezzo delle, delle tribolazioni, degli sconvolgimenti, dei mutamenti del mondo, che pure devono esserci, la sua parola, la sua verità rimane ferma, immutabile come guida sicura per coloro che confidano in lui. E allora in questo tempo di avvento siamo chiamati a vivere con vigilanza e speranza, queste due virtù particolari, non con il timore. Gesù ci, ci dice anche, eh, quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi, sollevate il capo perché la vostra redenzione è vicina. Quindi la dimensione apocalittica non deve essere vista come una minaccia, ma come l'annuncio della salvezza di questo nuovo mondo che è stato redento proprio duemila anni fa sulla croce di nostro Signore Gesù Cristo. L'avvento è il tempo per preparare il cuore ad accogliere il Signore Gesù sia nel ricordo della sua incarnazione sia nel nostro cammino quotidiano sia nella gloria della sua venuta finale. E la nostra risposta deve essere quella di una vita vissuta nella luce della grazia. Come ci insegna San Paolo? Comportiamoci onestamente, scrive San Paolo, come in pieno giorno. Quindi con il cuore rivolto verso il Signore iniziamo, affrontiamo questo cammino dell'Avvento nella fede cattolica, certi che le parole di Cristo non passeranno mai e che la Sua Venuta porterà con sé. La nostra redenzione l'ha già portata in realtà. Quando siamo stati battezzati ci ha portato la redenzione, però ecco il nostro cammino, che deve essere un cammino di santità, ci porterà attraverso Cristo la pace. Grazie, auguro a tutti voi una santa domenica.